Si è classificato al primo posto nella sezione evento mediatico più comunicativo il circolo didattico paritario Maestri Pie Venerini di Fano, che grazie alle fonti di energia rinnovabili è il primo istituto della provincia interamente alimentato da energia pulita. Gli alunni, inoltre stimolati dall'enciclica di Papa Francesco e dal progetto denominato Il Sole in Classe, hanno fondato l'associazione studentesca Il Sole in Padella, che si prefigge di organizzare cene all'interno della scuola cucinando solo prodotti a chilometro zero. Grazie a questo concorso promosso dall'ANTER, l'Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, l'istituto ha vinto una fornitura elettrica gratuita per 12 mesi. E abbiamo vinto questo premio attraverso un video che abbiamo realizzato con i nostri bambini, con il quale abbiamo raccontato come abbiamo realizzato questo progetto di educazione all'utilizzo delle energie rinnovabili. Progetto che avete racchiuso anche in uno slogan. Sì, esatto, abbiamo voluto dirlo così: educhiamo oggi i piccoli costruttori del creato che domani saranno i custodi del creato. L'istituto però ha organizzato anche un'altra iniziativa, si tratta di una mostra. Sì, esatto, dal 2 al 10 aprile nel chiostro della Basilica di San Paterniano qui a Fano allestiremo una mostra sull'anno della misericordia, una mostra che raccoglie delle immagini artistiche italiane molto importanti e dei testi di Papa Francesco e di Nicolino Pompei che aiutano a comprendere che cos'è il giubileo e il giubileo della misericordia. E domenica 3 aprile invitiamo tutti ad un incontro che faremo qui nell'aula magna della nostra scuola, è un incontro di presentazione e di approfondimento della mostra. Interverrà il professor Nicolino Pompei, che è autore di molti dei testi della mostra stessa, e sarà presente anche il vescovo di Fano, sua eccellenza Monsignor Trasarti. E la mostra è arricchita anche da un laboratorio didattico dedicato ai bambini e ai ragazzi delle scuole, ed è l'ingresso alla mostra è interamente gratuito, per cui abbiamo contattato un po' tutte le scuole di Fano per poter partecipare a questa iniziativa nelle mattinate dal 2 al 10 aprile.